Se il video ti è piaciuto, aziona la campanella per ricevere le notifiche dei nuovi video e non dimenticare di iscriverti se ancora non l'hai fatto. Ecco a voi un semplice, breve ma importante rito che allargherà i vostri orizzonti, limiti e confini. Un rito Nagualero. Qual è il punto cardinale che preferisci? Ami l'alba, il calore del pomeriggio, lo splendore del tramonto o sei un nottambulo di mezzanotte? Qual è il tuo animale preferito? Qual è l'arma che preferisci? Quando avrai stabilito il tuo punto cardinale o momento della giornata, raccogliti in un luogo appartato, se sei al chiuso, oppure all'aperto. Se operi al chiuso, ti sarà possibile anche, molto probabilmente, accendere una candela e un incenso che sarà di tuo gradimento. Rivolgiti quindi verso il tuo punto cardinale e visualizza davanti a te, in direzione dello stesso punto, il tuo animale. Ora puoi svolgere il rito di chiamata dell'atto attivo del potere nella prima attenzione. Gli egizi lo conoscevano come un nefer, i cabalisti come velo di Paroket, i nagualeros come rottura del riflesso di sé. Pronuncia le parole che vedi scorrere nella didascalia.